In piazza Bortosalvo, questa sera anche il sindaco della città di Merito, Giuseppe Maduri, buonasera. Buonasera, grazie a voi. Sindaco, si pensava che il tempo rovinasse la serata, il vento si è placato, adesso possiamo passare ai divertimenti con Ciccio Nuceri. Com'è? Sì, continua il divertimento, continua questa tradizione con l'impegno di tutti e mi sento di veramente di ringraziare tutti i portatori di vara, gli operatori commerciali di bancarelle, quelli, i ragazzi delle giostre, i volontari, tutti quelli che hanno collaborato, i vari parroci, le associazioni, insomma tutti coloro che anche con la singola presenza rendono, diciamo, magica questa meravigliosa e gloriosa tradizione, quale la festa di Bortosalvo. È una tradizione che non deve perdersi, con un enorme sforzo dell'amministrazione comunale anche quest'anno la festa si fa. Grazie a nome di tutti i cittadini, perché abbiamo ascoltato diverse persone, e ringrazio l'amministrazione perché veramente si aspettava il peggio, comunque l'amministrazione ha dato veramente una mano grossa alla festa di Maria Santissima. Io sono abituato a vedere sempre la botte mezza piena anziché mezza vuota, sono fiducioso di mio e speranzoso, invito tutti quanti ad esserlo, non si deve mai pensare al peggio, perché in questo caso il peggio non ci può e non ci doveva essere. Ci dispiace per questa, diciamo, spaccatura, festeggiamenti civili, festeggiamenti religiosi. Io non vedo e non immagino una festa senza bancarelle, una festa senza giostre, una festa senza musica, una festa senza processione, senza rosario. Insomma, tutto si incastra e a corredo, anche il panino con la salsiccia alla fine o la semplice passeggiata durante la sera. Io continuo e faccio appello all'unità, alla collaborazione, al contributo in qualsiasi misura che deve e non deve obbligatoriamente venire da tutti noi, dal sindaco al singolo cittadino. Ringrazio ancora una volta veramente i portatori di vara, vedere uno spettacolo, la gioia è qualcosa di veramente emozionante. E poi non dimentichiamo le tradizioni, le nostre storie, c'è parecchia gente che rientra appunto per festa di Madonna facendo veramente sacrifici economici, magari rinunciando a tante altre, quindi è una tradizione che non può e non deve venire meno, assolutamente. Domani è il 30 di aprile, ultimo giorno della festa in onore di Maria Santissima di Bortosalvo, la processione sarà regolare per la città di Melito? Perché non deve essere regolare? Si diceva, la gente diceva che c'è. No, assolutamente, vabbè, c'è molto, c'è, diciamo forse c'è stato qualche momento di indecisione, la festa si fa, la festa non si fa, il comune si sostituisce, il comune collabora, il comune è una parte della festa come lo è stato, come è giusto che sia, noi non ci sostituiamo a nessuno, noi semmai cerchiamo di aiutare e cerchiamo aiuto, come è giusto che debba essere fatto. Quindi finché ci sarà l'amministrazione Maduri, la festa di Maria Santissima di Bortosalvo è assicurata. Ma assolutamente non fin quando ci io mi auguro che la festa, e sono convinto che la festa ci sarà sempre e che sarà ogni anno più bella, ogni anno più magica, più suggestiva, e che ogni anno si riscopra a qualche, diciamo, tassello in più come tradizione. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto e ringrazio chi ci ha aiutato fino a stasera, dai volontari, dai ragazzi volontari della Protezione Civile, alla Misericordia, a voi stessi che ci aiutate con la vostra televisione, con la vostra radio a far veicolare la giusta informazione, la corretta informazione. Perché parecchia gente è disinformata, quindi diciamo attraverso voi che domani la processione sarà regolare, ci saranno i botti come ci sono le giostre, come ci sono le bancarelle, ma come è giusto che ci sia, perché se festa è, festa deve essere, quindi non può e non immaginiamo una festa, e non si può immaginare una festa senza bancarelle, senza giostre, senza musica o senza processione. E comunque, festa, festa deve essere. E comunque organizzare 3 giorni di festa importanti per la nostra Santissima Maria di Bortosalvo, Pentedattilo, il 27 con poi la serata un gruppo, questa sera e domani.
comunque diciamo che è stato uno sforzo importante per la... Ma è tutto semplice quando poi a fianco hai delle meravigliose ragazze quali sono Patrizia, Maria, cioè io dico Patrizia perché è del settore, però ho visto la passione e la voglia di fare di Maria Bruni che stamattina rincorreva ogni singolo mozzicone di sigaretta per la strada per far sì che la gente potesse passare in un ambiente vivibile, c'è l'entusiasmo di tutti, c'è la passione, c'è la voglia di fare e c'è la voglia di fare sempre qualcosa in più per questo nostro meraviglioso paese. Lo abbiamo chiesto anche all'assessore Crea, il 30 aprile, poi subito dopo il 1 maggio, le bancarelle resteranno ancora per il 1 maggio. C'è qualcosa che avete fatto pure voi come amministrazione comunale, soprattutto per i ragazzi che non hanno la disponibilità? Sì, vabbè, questo è stato un altro passaggio. E lo voglio con emozione ricordare e ringrazio gli operatori delle bancarelle che hanno offerto gratuitamente per questi ragazzi che non hanno, sono sicuramente molto meno fortunati di tutti noi. Ci sarà qualche ora di sano divertimento a gratis per loro. Io giorno 1 non ci sarò, però sono qua col cuore, sono qua con la mente e veramente mi gratifica molto questo che hanno fatto, questo grosso contributo che hanno dato e un mio grazie di cuore a chi ha avuto l'idea di proporre questa iniziativa e non facciamo il nome. Lei il giorno 1 non c'è, parte per vedere la semifinale di Coppa? No, io diciamo che sì, vabbè, battuta a parte, l'impegno è ci vediamo assieme perché faremo lo schermo gigante, ci darai una mano senza costi per il comune, chiaramente lo faremo, noi daremo la location di Villa Comunale per Juventus, facciamo Real Madrid o Juventus Atletico Madrid della finale di Champions. Noi tifosi dell'Inter, per chiudere questo argomento calcio, siamo già abbiamo l'esperienza perché l'abbiamo già fatta. Abbiamo fatto il triplete, l'abbiamo vinta, abbiamo festeggiato alla Lega. Quindi io la posso aiutare. Ecco, era quando forse avevamo entrambi il pannolino, quindi sono reminiscenze molto lontane. Parliamo dell'oggi e del domani, non mi sembra che l'Inter c'è sul passo del calcio in questo momento. Grazie per questa battuta finale, Sindaco. Lei balla stasera? Dunque, lei come tifoso interista ha dato un grosso contributo alla Calabria. A Crotone, dove il Crotone ha battuto l'Inter, scherzi, questa, a parte la battuta, questa è per voi una amara realtà, perdere a Crotone non è da tutti. Sono contento da Calabrese. No, facciamo un saluto a tutti quanti. Lei balla stasera? Sì, allora è una domanda maliziosa di Pippo, sapendo che ho problemi. Io spero di riuscire a ballare, ma non oggi, e molto presto. Siamo qua, siamo veramente felici e contenti di quello che si riesce a fare tutti assieme. Ancora un invito a collaborare e aiutarci in questa nostra difficile, in questa ricerca e rincorsa verso un qualcosa di migliore. Con l'augurio che questo arriverà. Chiediamo l'aiuto, sicuramente la benedizione della Madonna per tutti quanti. Grazie Sindaco, buonasera. Grazie a voi, grazie a Dario, al mitico Dario che è sempre con noi e buon divertimento a tutti. Ci vediamo domani. La speranza è che tutto scivoli per il verso giusto e per il meglio, grazie. Speriamo, grazie Sindaco, buonasera. Grazie a voi. L'assessore Crea. Sì, all'improvviso, ecco, buonasera. Così, a noi buonasera. Piace venire così all'improvviso. C'è il consigliere. C'è anche il consigliere Paolo Schivo, buonasera. Buonasera. Ecco, seconda serata meravigliosa, a prescindere dal vento. Seconda serata, diciamo, no, non capisco, questo chiedevo a Ciccio Nucera, perché non so se ricordate il 28 dicembre che doveva cantare Ciccio Nucera con i Cumelca, e ho fatto una battuta, non capisco se porti sfiga tu o io, uno dei due sicuramente. E poi finalmente Ciccio Nucera e Cumelca a merito in onore di Maria Santissima di Portosalvo, per questo vento che si alza così. La giornata non è stata delle migliori, diciamo, c'è stato vento, è una giornata cupa un po' stamattina, però è andato tutto bene, quindi siamo contenti. C'è stata gente durante la processione, tantissimi fedeli, ora vediamo che
c'è un bel afflusso di popolazione anche stasera, sparsi tra le bancarelle che ancora sta mangiando, come inizieranno a suonare si avvicineranno tutti a ballare, insomma è previsto questo, che poi quando sentono la musica di Ciccio Nuccieri Comerca la gente si avvicina sicuramente. Abbiamo dovuto tirare fuori di nuovo la sciarpetta, infatti il cappellino. Una giornata di novembre, però insomma, vabbè, a prescindere da tutto, è giusto, fa freddo, dai, si sta bene, una gran bella serata. Domani continua la festa. Domani continua la festa e ci saranno i Cardia che hanno promesso di offrire uno spettacolo meraviglioso, quindi aspettiamo con ansia anche loro. Abbiamo selezionato questi due gruppi, ma anche quello di ieri sera a Pentitattiro, la piazzetta a Pentitattiro era piena pure, e siamo contenti. Si fa sempre riferimento a questi gruppi perché è quello che piace alla gente, alla tradizione, insomma, al popolo, poter ballare e divertirsi, per cui siamo contenti della scelta fatta. Poi quando i festeggiamenti civili si associano a quelli religiosi e quindi c'è un accordo comune per fare onorare Maria Santissima di Porto Salvo, siamo ancora più contenti. Poteva fare di più, assessore, di quello che si è fatto? Con qualche miracolo probabilmente si poteva fare di più. No, è difficile organizzare, dico, è già abbastanza, tre giorni di festeggiamento e cercare di curare tutti i dettagli. Quello che noi vediamo, probabilmente, che la gente vede è hanno portato questo cantante, ma non è solo questo la festa, giusto Paolo? Certo. È stato fatto tutto il possibile. Da ripulire molte zone, c'è da pulire la Fiumara, c'è da organizzare il servizio di vigilanza, c'è da organizzare il servizio delle bancarelle alla predisposizione, poi il palco e poi il server, i gruppi, insomma c'è tanto da fare. Quindi... c'è tanto lavoro. Assessore, domani il 30, il primo maggio, subito dopo, prosegue la festa? C'è qualche altra cosetta? Il primo maggio noi, dopo, mi sa che avete fatto festa, qualcosa. Dopo tre giorni di festa abbiamo semplicemente dato diciamo, la possibilità alle bancarelle, se vogliono fermarsi, di fermarsi, alle giostre anche. L'unica cosa bella, veramente bella, che si è pensato di fare con l'amministrazione in accordo con i proprietari delle giostre e dei parchi divertimenti, è che l'1 maggio mattina dalle 10 alle 12 tutti i ragazzi svantaggiati, ragazzi e non svantaggiati, che si trovano ricoverati nelle strutture del territorio di merito, avranno l'occasione di usufruire gratuitamente del parco divertimenti e quindi delle giostre. Quindi questa è una bella cosa, una bella cosa. Come amministrazione non possiamo che ringraziare i proprietari delle giostre, che sono stati veramente garbatissimi quest'anno. Insomma, quando c'è l'accordo, complimenti veramente. L'assessore era l'assessore, glielo il consigliere presto, glielo auguriamo, che ha di fare, glielo auguro con tutto il cuore presto. Ecco, il consigliere Paolo Schivo questa sera si farà una bella ballata, vero? Speriamo che ho la compagnia giusta. Vabbè, la troveremo, è la compagnia giusta per ballare, si trova, dai, si trova. Sì, la troviamo, dai, va bene, grazie, buona continuazione, buona serata. Stiamo facendo tanti giri qua per la piazza di Porto Salvo e abbiamo incontrato anche il vice sindaco di Rocuti. Buonasera a tutti. Lei è venuto a ballare, vice sindaco? Naturalmente. Comunque va bene, dai, dove c'è Ciccio Nuccieri c'è divertimento, insomma, è assicurato, diciamo, ecco. Ma dove ci sono tutti i gruppi etnici, dove c'è la nostra musica, diciamo. Il gruppo di Rocuti è qua già tutto pronto? Si sta compattando, piano piano arrivano, sì, adesso sì. Inizia a suonare 10:15 così più o meno e noi a ballare, speriamo. E poi a ballare. Vice sindaco, allora come lei, che giudizio dà a questa festa di Porto Salvo? No, è sempre molto bella, molto sentita, molto partecipata. Anche nella processione tanta gente. Tanta gente, sì, ogni anno tanta gente. È positivo il giudizio. Anche con un enorme sforzo dell'amministrazione comunale, anche quest'anno diciamo che la festa si è fatta. Ma ovviamente... ormai è un fatto fisiologico che le amministrazioni comunali debbano fare uno sforzo, altrimenti non si riesce, perché sia perché i soldi sono sempre di meno, quindi è obbligata l'amministrazione è obbligata a intervenire, sì. Lo so, comunque a prescindere dai soldi, che ci sono pochi, queste feste non si devono perdere, queste tradizioni... Assolutamente no, che sono le nostre tradizioni, se tanta gente arriva fino a qua vuol dire che un motivo c'è. Esatto. O no? Certo, sicuramente. Va bene, vice sindaco, non la lasciamo, lei è già pronto, sta premendo. No, io sono attendo come tutti gli altri. Grazie per il suo tempo. Grazie a voi e un saluto a tutti i meretesi. Grazie. L'artista della serata, buonasera, finalmente Ciccio Nuccieri Comerca
alla Madonna di Porto Salvo. Buonasera. Salve, buonasera a tutti, buonasera a Meleto TV, buonasera agli amici di Meleto. Finalmente sì, siamo a Meleto dopo tanti anni, hai visto, siamo ritornati. Eccoci qua, quindi a prescindere dal tempo comunque c'è un po' di vento, no? Parlavo, ragazzi, è calmato. Ecco, parlavo prima con l'assessore Crea, diceva, non so se è Ciccio Nucera che porta sfiga, perché a dicembre doveva suonare. E c'è deluviavo. Oggi deve suonare lui e c'è vento. No, ora il vento si è calmato, quindi la sfiga non so io. Quindi non c'entra niente. E infatti, guarda, la gente vede da dove parte, lui è di Badolato. Buonasera. Buonasera, buonasera. Il suo nome? Bruno. Bruno di Badolato. Quindi senti Ciccio, quindi si prevede una gran bella serata, eh? Sì, io di solito cerco sempre di fare il meglio per far divertire la gente che viene, tutti coloro che ci ascoltano. Le previsioni sono comunque tanta gente c'è, quindi pronta per lo spettacolo, pronta per ballare, perché Ciccio Nucera la gente la fa ballare. Ma la gente quando esce per andare in piazza con la musica popolare è quella, va per, prima di tutto per ascoltare musica e divertirsi. Se tu vieni in piazza e non ti diverti, è colpa di chi sta di chi non si diverte. Stiamo a casa. È vero, è vero. Senti Ciccio, allora niente, le previsioni sono che questa sera ci sarà uno spettacolo. Fino a che ora suonerete? Guarda, noi normalmente facciamo sempre quelle 2 ore. Stasera ci sono delle novità rispetto allo scorso anno, perché è iniziato il nuovo tour, la Tarantella Crea Dipendenza 2017, con la Marasco Comunicazione, la nostra agenzia. Ci saranno tanti strumenti nuovi con alcuni elementi nuovi, quindi stasera. Elementi nuovi, quindi il tour di quest'estate è pronto, il tour sì, di già è iniziato da tanto tempo. Torniamo adesso dalla Svizzera, poi abbiamo suonato nel Catanzarese, nel Cosentino, nel Vibonese. E il tour da queste parti ti vedremo ancora. Sì, sì, spesso, spesso. Ci sono anche tante novità riguardo queste parti. Ci sono belle cose estive che si faranno. Non solo Ciccio Nucera, tante altre cose. Tante altre cose, vabbè, staremo a vedere. Questo è un segreto. Non si può dire niente. Non posso. Senti Ciccio, un saluto ai nostri amici che ci vedono, Meleto TV, e gli amici di Facebook che sono. Allora, un saluto particolare, infatti a Meleto, perché quando siamo da queste parti voi ci siete sempre come ci siamo noi. E gli amici di Facebook, e cliccate sulla pagina di Meleto TV. Grazie. E la Tarantella Crea? Dipendenza. Grazie, buonasera. Bocca al lupo, ciao. Crepi. Ciao Bruno. Ciao.